Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo completato la parte principale del gioco, ovvero la storia principale. Abbiamo iniziato il post-game e abbiamo raccolto qualche lastra extra, che appunto sono le missioni nuove di raccogliere le lastre che ci mancano. Bisogna farlo appunto catturando i leggendari, ma la cosa che più vorrei fare adesso non è tanto la lastra dei laghi, ma andare all'isola Mangiafuoco e catturare quindi il Pokémon dell'isola Mangiafuoco. Questo perché? Perché ho attivato la missione parlando con Guaran, dato che ho già catturato il Pokémon Manaphy e Fione, i Pokémon Manaphy e Fione. E quindi quando arrivi alla costa oltremare si attiva la missione e quindi andiamo all'isola Mangiafuoco. Devo raggiungere il sito regale? Ah, c'è Perula. Ah, con Sinen. Quindi non dovevo parlare con Guaran. Ma c'è, si è aperta la grotta qui. Ah. Ma è Sinen che attiva la missione, non Guaran. Cioè, Guaran ci parla alla costa oltremare, ma qui c'è Sinen. Ma va bene. Oh, Link, ti ringrazio per essere venuto fin qui. Capitano Sinen, dov'è Guaranuccia? Pensavo che si sarebbe unita anche lei. A quanto pare con Arcanine e ha chiesto a me di accompagnarvi al Tempietto Cratere. Tempietto Cratere? Ma che scherzi sono questi? Lo sa benissimo che non sopporti i posti caldi. Vabbè, piove, dai, farà fresco anche dentro. Il capitano del re delle isole è una persona tenace, ma soprattutto di buon cuore. Sono sicuro che non aveva cattive intenzioni. Ci mancherebbe anche. In ogni caso, Link, faremo meglio a non indugiare. Andiamo. Buono, buono, buono. Mi piace. Mi piace. Quindi effettivamente il Tempietto Cratere si apre nel post-game, com'è giusto che sia. Ma c'è solo Itran. In effetti ha senso che ci sia solo Itran. Link, a quanto pare abbiamo compagnia. Uoioioioioi. Vabbè, allora senti, sei un po' paraculo tu, eh. Come devo fare? Mamma mia. Sì, vabbè, però, caro. No, non va bene. No, che devo fare? Devo lanciargli le... Allora, ho capito, devo lanciargli le pallette di fango, ma se lui mi attacca col calore... Ha pure gli strumenti, perdo. No, te lo scordi. In realtà, ora... Bene, adesso ho 47 palle di fango. Quindi basta che le lancio e tutto a posto. Si stanna, probabilmente. Se si stanna, beh, gli mando Flozzle e combattiamo. Vediamo cosa si può fare. Vabbè, allora. Vabbè, primo che c'avevo Typhlosion, via. Oh, mamma mia, 70. Allora, vai. Sciagura potente. Bene, ora che siamo locati in lotta non dovrei avere problemi. Uia, sciagura potente non era affatto male. Ah, se faccio assorbi pugno con Machamp... Gli faccio tanto male? Assorbi pugno. Oddio, Flozzle con acqua getto. Provo Flozzle con acqua getto. Inoltre, vabbè, Dialga in squadra perché... C'avevo Dialga, no? Mi ha fatto rimanere in squadra. Giro come i bambini con i Pokémon leggendari. Mi piace, dai, mi piace tenere qualche leggendario ogni tanto in squadra. Se no non li uso mai, non li uso, dai. Una volta ogni tanto... Strumenti, no, basta fare così. Io sono preoccupato, pensieroso riguardo al fatto che possano essere catturati i leggendari. No, ok, solo quando sono a vita rossa, ma Itran si è dimostrato catturabile anche a vita gialla. E finisce qui. Che bello. Facile, facile, andiamo a fare anche i laghi adesso. La lastra ferro, questa è da leggere. La leggiamo subito, poi, tra l'altro. Ah, perlomeno la temperatura è scesa un po'. Con due Pokémon che sputano fuoco come Arcanine e Heatran, e tenendo conto del fatto che siamo su un'isola vulcanica,
Insomma, questo calore è perfettamente naturale, ecco. Sì, Nen, dammi il tuo onesto parere. Secondo te c'era bisogno che venissi anch'io? Ecco, certamente, sei la reggente del Team Perra dopo tutto. È naturale che ci sia bisogno di te quando si verifica qualcosa di insolito nei pressi di un sito legale, non trovi? Tu dici? Mi chiedevo se Guaran non stesse cercando di vendicarsi per tutte le volte in cui gli ha messo pressione perché allenasse Growlithe. Ma no, ma ci mancherebbe. Anche se a dirla tutta Guaran aveva accennato alla necessità di usare le maniere forti con te. Mamma mia, come sospettavo. Con Growlithe è tutta coccola e tenerezza, invece con me... va. Mi sa che Perula ha un debole per Guaran. In ogni caso, ottimo lavoro, Link. Direi che a questo punto possiamo andarcene da questo posto torrido e opprimente. Io pure sono un po' preoccupato per Sinnen. Ok, ancora 3 lastre. Sì, bene. Lastra pietra, che l'altra volta non l'ho letta. L'essere originario ascoltò il suono del flauto, assorbendo il potere delle lastre. Ah, è flauto cielo! No, non i flauto memordei. Però aspetta! Se Arceus ha dovuto ascoltare il suono del flauto per assorbire i poteri delle lastre, quindi non ce l'ha avuto sempre questo potere. Ma allora perché le lastre sono sue? A meno che ascoltando il potere del flauto lui non abbia... sì, non abbia imparato? No, non avrebbe senso. Comunque, questa è una cosa un po' da approfondire, sinceramente. Perché questa lastra, la lastra non era così su Diamante e Perla. Dovrei andarmela a rileggere. Lastra ferro, ciò che permea il mondo, sul lato opposto al nostro, cambiò la forma dell'essere che respira. Ciò che permea il mondo, sul lato opposto al nostro, cambiò la forma dell'essere che respira. Allora, l'essere che respira mi fa pensare a... a Arceus, ma non può essere. Perché Giratina, perché dovrebbe cambiare forma ad Arceus? Che motivo ne avrebbe? Come può un essere minore cambiare la forma di quello supremo? È un po' strana come frase. Però vabbè, possiamo andare ora a fare Pokémon dei laghi. Però la frase che Arceus ha preso il potere delle lastre? A meno che lui, essendo tipo normale, ha preso il potere delle lastre le aveva ma non sapeva usarle. Ma sarebbe ancora più strano. Lui è il primo... Boh, è tutto molto particolare. Tornando a noi, il primo Pokémon dei laghi che voglio catturare è Uxie. Non per qualche ragione particolare, ma perché voglio che Mesprit sia l'ultimo. Quindi era o lui o Azelf il primo da prendere. Allora, vediamo un po'. Sì. Direi di salvare. Bene, gli ho rollato dietro come un vero vet e gli ho lanciato la... Oh, Shagur è super efficace! E gli ho lanciato il nemico. Cioè, il mio amico, lui è nemico. Vabbè, sì. Per lui è un nemico. Allora, Shagur gli faccio male. Era assalto? No, però, non è super efficace. Poi pure debolina rispetto a Shagur come mossa in questo caso. Non è neanche da stab. Pronto? Let's go? Vai, Ultra Ball. No. Ah sì, invece. Non è sempre fa... Oddio, forse fa il giro più lungo quando viene quando non viene catturato. Perché fa un giro strano. Rimangono altri due Pokémon dei laghi, cattura anche loro.
E poi mi danno la lastra? Ah, perché, vabbè, capire quando catturi un Pokémon è piuttosto facile. Fa il saltello piccolo, la Pokéball e dici, ok, questo è preso. Ma quando lo prendi che fa il salto alto, è difficile capirlo. Non è proprio facile. Comunque, va bene. Però sta cosa di dover tornare al villaggio ogni volta è un po' pallosa. Ti perdi quei 30 secondi ogni volta che per partire e tornare, partire e tornare. Andiamo all'acquitrino vermiglio. Ed eccoci al lago di Azelf. Ok. Chi c'è qui? Un alfa? Ah, Gyarados alfa. Ok. Ecco Azelf, gli facciamo una rollatina vet a lui? Sì, anche a lui rollatina vet. Sciagura anche a te. Mamma mia! Un santo cielo! Non per qualcosa, ho salvato, Però cavoli, che dolore che gli ha fatto! Si aumenta la statistica. E vai, un'altra volta. Forza mistica, non l'ho mai vista. Mi sa che è nuova. E se non è nuova, allora boh. Mai sentita, mai vista, mai fatta. Bene. Sì, in effetti. Vita rossa. Rimane un solo Pokémon dei laghi. Catturalo. Va bene. Manca solo Mesprit, l'essere delle emozioni. Eccoci al lago verità. Tra l'altro qui c'è anche un unknown da catturare. Ehi, perché non girava? Io non so, ho dei problemi col controller, boh. Qui c'era qui dietro, se non sbaglio, l'unknown da catturare. Vabbè, già l'ho preso. Quindi niente. Per puro caso l'ho scoperto girando. Speriamo di non shottare Mesprit. Ah, ma c'è un po' di erbetta qui dentro. Un muschio. Ah. Beh, ha senso perché. Niente, questa da rollatina gliel'ho fatta in faccia e mi ha detto no. Non puoi. Buono, molto buono. Oddio, era assalto. Lo becca? No, perché Uxie è buono in difesa, per questo ha preso Sciagura e era assalto. Lui mi sa che ci rimane se glielo faccio. Dove vai? Dove scappi? Hai paura? Ci credo. Rimarrai rinchiuso a vita nella Pokéball. Ah, ok. Detto di no. Ripresa, era necessario? Lancia fiamme, flamethrower! Scotto? No. Aia. Si beccherà il turno? Non credo. Però, in tal caso. No, via. Ultra Ball. Bene, anche la musica è diversa, sembrava un pochino più orientale, no? Il ritmo, il suono, carina. E l'ultima lastra, lastra Dracon. Bene, voglio leggerla subito. Stando ai racconti di Noesis dovrebbero rimanere ancora due lastre, che farò sicuramente nel prossimo episodio. Lastra Dracon. L'essere originario diede inoltre vita a tre Pokémon che legarono il tempo e lo spazio. Ah, che bella, che bella, che bella. Davvero bella. Noi sappiamo due dei Pokémon quali sono. Se non hai giocato a Diamante e Perla, puoi pensare che siano di Alga e Palkia. Ma il terzo? Il terzo è la statua è distrutta, non si sa che forma abbia. Però, chissà.
Ad ogni modo, il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate sempre i link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi al canale che mi fate un grandissimo piacere. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!